poltrone alle mie spalle, Romano Prodi con la moglie hanno appena presentato il loro libro, una storia che vuole essere anche il racconto di come nasce un'ideologia politica. Abbiamo incontrato prima dell'incontro pubblico Romano Prodi e con lui abbiamo fatto un po' il punto su questa campagna elettorale, sulle prospettive che aprirà l'aprile del 2006. Io sono molto preoccupato, no, non per me, ma insomma sono un po' rattristato di vedere una campagna elettorale così involgarita sugli attacchi personali. E ho deciso con serenità di toccare i problemi, perché l'Italia sta soffrendo. E allora noi in questa campagna dobbiamo dare gli strumenti per uscire dalla crisi. La prima decisione, io credo che debba essere sulla ripresa economica, perché se non riprendiamo non c'è niente da fare. Quindi alleviare il costo del lavoro. Noi abbiamo un costo del lavoro gravato da imposizioni molto elevate e dobbiamo alleviare le imposte sul lavoro, e invece è chiaro che la stessa imposta dovrà essere spostata su altri settori dell'economia, cioè come si dice comunemente sulle rendite. Le voglio fare un esempio: quest'estate abbiamo avuto tante scalate bancarie con delle plusvalenze, cioè dei guadagni fatti per oltre 1.200, per oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, una cosa enorme. Bene, queste non sono state tassate per nulla. Allora, dico, ma insomma, un'economia seria deve tassare chi produce ricchezza, chi dà lavoro alla gente, o semplicemente chi moltiplica i fogli di carta. Ecco, questo è il problema che io pongo subito. Vicino a questo, ricerca, innovazione e sviluppo, perché dobbiamo correre, far correre i giovani. Varare nuove leggi o abrogare quelle più discusse del centrodestra, quindi? Ma io non sono un abrogatore di professione. Ci sono alcune leggi che vanno abrogate, quelle che noi chiamiamo col termine ad personam, cioè che riguardano una sola persona o un gruppo di persone. Queste non sono proprio giuste, non sono accettabili in un sistema democratico. Le altre leggi, anche quelle che non condividiamo, però certamente qualche aspetto buono, tutte le leggi lo hanno. Quindi queste saranno ampiamente riformate, ma non abrogate, perché bisogna, non possiamo mica continuamente cambiare la legislazione. La vita di un paese ha una sua continuità, anche se vi sono indirizzi diversi. Il modello delle relazioni tra politica e impresa, politica e società dell'Emilia-Romagna può rappresentare il modello, lo specchio di quello che può essere il governo del centro-sinistra della nazione? Ma sotto certi aspetti sì, perché c'è una collaborazione buona fra pubblico e privato, però ci sono dei cambiamenti molto importanti da fare, cioè anche in Emilia-Romagna le dimensioni delle imprese che erano adatte a un'economia italiana e poi europea non sono più adatte all'economia mondiale. E allora noi dobbiamo aiutare le imprese a ingrandirsi, soprattutto le imprese familiari, aiutarle nei mercati finanziari, con le banche, aiutarsi a fondere. Non c'è niente da fare. Quando entrano in gioco dei nuovi protagonisti dell'economia come la Cina e come l'India, le nostre imprese devono avere un'innovazione più forte e una dimensione più grande. E allora, se è così, ce la facciamo a vincere, ma ce la facciamo davvero, perché le idee ci sono. Il centrodestra, Berlusconi, dice che lei non sarà mai in grado di conciliare le diverse anime che compongono la sua coalizione, la chiamate la Torre di Babele con 11 partiti. Dice che lei sarà ostaggio della sinistra radicale, anche in caso di vittoria il suo governo non avrà lunga vita, considerando anche districati problemi tra cui Pax, il concordato, la riforma. Insomma, qual è il vero denominatore comune, il vero punto di equilibrio per il centro-sinistra? Noi abbiamo costruito già una unità della coalizione. Vede, c'è una specie di presa in giro, uno sfottò, perché abbiamo fatto un programma di 270 pagine. Ma questo è il programma vero, è un programma di governo discusso per mesi e mesi, firmato da tutti. Questo è il nostro programma, non c'è la Torre di Babele. E naturalmente è chiaro che io non pretendo che gli elettori, milioni di elettori, leggano le 270 pagine,
ne farò il riassunto, dirò le idee centrali, ma quando sarà ora di governare, avere questo programma è importantissimo. E quindi questo smentisce qualsiasi discorso su Babele. Babele c'è stato nella scorsa legislatura, per Bacco, ma dico, gli strappi fra la Lega, Alleanza Nazionale, gli strappi fra la Lega e Casini sono stati impressionanti, sono stati enormi, molto più gravi di qualsiasi potenziale strappo che possa avvenire nella nostra coalizione. I problemi che lei ha citato nella sua domanda sono, c'è per questi problemi già una soluzione comune nel programma. Per esempio lei ha citato Pax, eccetera. Nessuno paragona questi, sia come definizione, sia come legislazione, al patrimonio. È solo un riconoscimento di conseguenze, di diritti civili, a determinate situazioni di fatto, quello che tutti chiedono, ma siamo stati rigorosi, seri nel difendere i principi che mi sono cari. In ultimo, è tempo di liste di candidati. D'Alema annuncia che dopo 15 anni di onorata carriera, in caso di vittoria, lascerebbe spazio al ricambio generazionale. Quanto posto c'è appunto per questo ricambio e per le quote rosa? Il ricambio generazionale non avviene mai a tavolino, no? La politica, c'è una concorrenza. Si fa la gara, si fanno le primarie, si fanno le elezioni e chi vince, chi perde, ed è l'elettore o il membro del partito che determina chi rimane. Sulle quote rose invece il discorso è diverso, qui se noi non interveniamo con forza la rappresentanza femminile sarà sempre minima. È un paese che non ha rappresentanza femminile, è un paese zoppo. Proprio un paese zoppo che manca della forza che la rappresentanza femminile gli dà. Quindi io 10 anni fa non ero favorevole alle quote rosa, perché mi sembrava che fosse dare delle quote alle donne fosse come una specie di aiuto quasi non voluto. Adesso invece mi sono convinto che noi dobbiamo porle nel programma, anche se il Parlamento su proposta, proprio su spinta della destra, non le ha assolutamente volute, tant'è vero poi che come rappresentanza anche oggi abbiamo molto più donne nel centro-sinistra che non nella destra, però non bastano, quindi io sono per un aumento della quota femminile. D'altra parte, nella Commissione europea noi abbiamo votato che un terzo della rappresentanza debba essere di un sesso, potremmo avere anche 2/3 di donne, ma non meno di 1/3 di donne. Questa è la dottrina che ho adottato in Europa e farò di tutto, combatterò perché venga adottata in Italia. Buon lavoro e grazie. Arrivederci. A presto, grazie. Economia e informazione, i due grandi nodi di questa campagna elettorale. Abbiamo fatto il punto con il rettore dell'Università di Ferrara, Patrizio Bianchi, per quello che riguarda la possibile ripresa economica, e con Piero Badaloni, giornalista, per quello che riguarda il ruolo dell'informazione nelle campagne elettorali. Patrizio Bianchi, rettore dell'Università di Ferrara. Allora, nella politica c'è bisogno di dignità, ma nell'economia e nella finanza di etica. Sono due cose che viaggiano assieme. Cosa vuol dire dignità? Vuol dire che la gente è contenta del proprio lavoro, che è orgogliosa del lavoro, perché capisce che il lavoro è il risultato di tutto quello che ci ha messo, dalla scuola ai sacrifici. Ecco, questo ci vuole anche nella politica, ci vuole nell'economia, ci vuole nel tiro sui figli. L'economia, ecco sì, è un periodo di tempo che abbiamo perso questi valori. Questi valori sono importanti perché sono quelli che tengono insieme un paese, sono quelli che poi permettono anche di affrontare le crisi. Sì, sì, ci vuole dignità e moralità, che mi piace di più, che è una parola più semplice per noi che non etica.
Mi appello a una parte della sua formazione. L'economia è la parte, come dire, il settore più in crisi ed è quello da cui Prodi annuncia di voler cominciare nel momento in cui fosse lui a vincere queste prossime elezioni. Ma esistono veramente delle ricette per risollevarci? Sì, sì, ci sono, le abbiamo studiate, le abbiamo misurate, le abbiamo verificate da tanti anni. Un paese come il nostro ha due chiavi per tornare a crescere. Uno è la ricerca e l'innovazione, l'altro è quello che chiamiamo le risorse umane e la educazione. Sono due cose che abbiamo sperimentato anche noi qui nella nostra regione tante volte. Tutte le volte che abbiamo pensato di non accontentarci e di fare più ricerca di basi, più ricerca fondamentale, tutte le volte che abbiamo trasformato questa in innovazione, cioè in nuova impresa, tutte le volte che abbiamo investito su di noi, sui nostri figli, tutte le volte che abbiamo considerato il lavoro come una risorsa, non come qualcosa da tagliare, siamo cresciuti. Quando abbiamo abbandonato questi riferimenti ci siamo accartocciati. Oggi la nostra economia è proprio così, accartocciata. Bene, ci mettiamo lì, la scartocciamo e la facciamo crescere, tornando a credere anche in noi. Mi perdoni questo dubbio, ma alcune delle cose che lei ha chiamato in causa io le ho già sentite dire nella campagna elettorale precedente, nei manifesti elettorali di 5 anni fa, e mi sembrava fossero il cavallo di battaglia di quello che poi è stato il trionfo del governo attuale. No. Queste cose le diciamo da tanto tempo, queste cose si possono anche in un qualche modo millantare. Ma è esattamente il contrario quello che è successo. Sono stati tagliati fondi all'università, sono stati tagliati fondi a tutte le strutture di ricerca, si è fatto un intervento sulla scuola che ha svilito la scuola, si è in un qualche modo agito per rendere precario il lavoro. Queste cose venivano dette da noi 5 anni fa, 10 anni fa, venivano dette da tutti coloro che sapevano bene che il Paese ha bisogno di costruire giorno per giorno una crescita. Quelli che non hanno mai creduto nei miracoli, quelli che hanno creduto che l'unico miracolo è la nostra capacità di essere insieme. Quello che è successo è che i segni sono e sono evidenti e sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti. Bisogna ricominciare, abbiamo ricominciato, ricominceremo. Solo una battuta rispetto a questo timore che si sente ventilare dagli economisti: è vero che a breve nessun paese europeo sarà più membro del G8, conterà più nell'economia mondiale? Ma dunque, guardi, il G8 è una strana costruzione, è l'illusione che esista un club dei potenti. Quando smetteremo di parlare del club dei potenti sarà già una bella conquista. Se toccherà all'Europa dimostrare che bisogna guardare più a quelli che stanno sotto piuttosto che a quelli che stanno sopra, l'Europa ci avrà fatto un altro piacere. Io ho vissuto 5 anni come corrispondente della RAI all'estero, ho conosciuto parecchi colleghi stranieri e soprattutto ho visto come viene trattata la politica dai media, sia quelli privati che pubblici. Direi che lì passano sempre soltanto le notizie, non le chiacchiere, non le accuse, e questo forse già basta a far capire la differenza. Ma raccontare la politica una volta era abitudine avvicinare le persone nelle piazze e in determinate situazioni, come può essere quella di oggi di Prodi o dello stesso Berlusconi, che di fatto a Modena ha incontrato i suoi elettori, però sembrano essere casi più rari. La politica sembra essere più raccontata dalle radio, dalle televisioni, da un filtro, da una distanza. E questo aumenta anche la responsabilità di chi opera nel mondo dei media, una responsabilità che porta innanzitutto a uno sforzo ancora da rendere più forte verso l'imparzialità o quantomeno verso la correttezza. Io mi rifaccio all'appello lanciato dal presidente Ciampi, che cerchiamo di realizzare poi e di portare nella concretezza dei telegiornali di tutti i giorni, purtroppo non riuscendoci sempre. E a questo proposito si stanno tracciando le linee, i termini e i confini di questo famoso confronto, il duello, la faccia a faccia fra i due candidati. Non si riesce a definire quale sia la situazione ideale, il luogo ideale. Secondo lei, idealmente, come dovrebbe essere, dove e chi dovrebbe farlo? Ma il luogo deve essere un luogo neutro. Un luogo neutro perché in realtà dovrebbe essere un messaggio rivolto ai telespettatori di tutti i canali televisivi, sia quelli privati che quelli pubblici.
un luogo neutro comporta anche la scelta di interlocutori che rispettino quelle regole di cui parlavamo prima e che abbiano dimostrato di rispettarle, cioè quelle dell'imparzialità, della correttezza e soprattutto la certezza delle regole che in questo momento ancora manca. Ricordo di aver assistito alla campagna elettorale in Germania tra Schröder e la Merkel, un unico confronto come punto finale della campagna mediatica senza conferenze stampa successive davanti allo specchio, un unico confronto in cui di fatto i giornalisti erano solo degli arbitri, ognuno aveva 3 minuti di tempo a disposizione, era un discorso, un confronto sui programmi elettorali, sulle proposte politiche di ciascuno dei due schieramenti, e in modo tale che chi guardava potesse farsi un'idea, scegliere, ma scegliere ragionando con la propria testa senza appaltare il cervello agli altri. Le idee politiche vengono dalle storie di vita, di esperienza quotidiana, così Romano Prodi racconta il suo libro Insieme. Sentiamo invece come lo racconta la moglie Flavia Franzoni. A me la politica interessa, ma interessano molto studiare i problemi, analizzare i problemi della politica, perché in fondo scuola, servizi sociali sono il cuore della politica. Io però non sono molto adatta a prendere decisioni, per cui non ho mai pensato in vita mia di entrare in politica. Questa è una delle motivazioni a cui lei faceva riferimento rispetto alla candidatura o perlomeno all'offerta del sindaco di Bologna di entrare nella giunta. Eh no, certo, perché ognuno deve avere consapevolezza delle cose che fa meglio nella vita. A me pare di saper far bene l'insegnante, perciò continuo a far quello cercando anche di fare delle cose divulgative che servano alla politica. Allora noi abbiamo chiesto a chi ha partecipato a questo incontro, naturalmente principalmente i sostenitori del candidato Prodi, cosa ne pensano del futuro, delle possibilità per l'Italia e cosa ne pensano di questa campagna elettorale dai toni, come si dice, un po' troppo polemici. Non lo so, sentiamo che cosa ci hanno detto i bolognesi. Mi fa molta paura la destra, mi fa molta paura che abbiano degli impegni talmente potenti che non ci si riesca a liberarsene. Speriamo che cambi un po' tutto, perché io come ex partigiano sto vivendo un momento abbastanza critico, perché vedo che quelli che io ho combattuto adesso sono al governo. Questa è una cosa che... Senz'altro, se vinciamo, loro lì vanno a casa sua. Non si parla di problemi veri, si parla solo di cose astratte. E quindi ha ragione Prodi quando dice io non vado al confronto. Io seguo molto i dibattiti, vedo anche problemi concreti, ma come sempre, cioè mi sembra che si voglia dare un tono, come se una campagna elettorale che non abbiamo mai vissuto, secondo me non è vero, non è così. I toni di alcuni non mi piacciono per niente, sono troppo aggressivi e quello che non mi piace è il modo in cui vedono gli ascoltatori, insomma, gli spettatori anche della televisione. E tra le varie curiosità di questa giornata anche il noto vignettista bolognese Zapp, che in diretta ci ha fatto una vignetta per rappresentare il candidato del centrodestra Silvio Berlusconi. Io farei un discorso di questo tipo, vedi? Io farei un diavolo, ma di quelli, diciamo, i caporioni, i luciferi proprio, che sta con la barbetta all'orecchietto, si vede che è un caporione dalle corna molto più esagerate, sta parlando, lui che è il capodiavolo, con un altro personaggio. L'altro diavoletto è un po' pelato, adesso ne ha qualcuno in più di capelli, ecco, è un diavoletto felice che sorride. Ovviamente ha le corna molto più limitate, perché lui non ha la pretesa di essere un boss, almeno là. Ha le alucce, la coda, anche il suo forcone, come tutti i diavoli che si rispettano, hai capito? E sta ascoltando il suo fiamme ovunque, gli dice il capo, tu andrai sulla terra, prenderai sembianze
umane, per modo di dire, e farai il presidente. E farai nel senso anche dal 9 aprile 2006? No, del consiglio augurale fino al 2006. Questa me la fai aggiungere tu. Io spero tanto, vedi, il discorso di fondo è che se viene a mancare Berlusconi, io a volte spererei anche in senso non solo politico, e a noi umoristi verrebbe mancare la manna, però io sarei contento tantissimo che ci mancasse la manna purché se ne andasse via. Grazie.